È una polemica continua che non accenna ad arrestarsi. Quella sorta intorno all'inchino della statua della Madonna delle Grazie, durato quasi mezzo minuto, davanti casa dell'anziano boss Giuseppe Mazzagatti ad Oppido Mamertina. Fatto che ha lasciato a bocca aperta i carabinieri presenti, che per protesta hanno immediatamente abbandonato il corteo. Ma all'indomani dell'accaduto a parlare Domenica Mazzagatti, figlia di Giuseppe, condannato all'ergastolo per omicidio e associazione mafiosa. Madonna Annunziata e la Madonna delle Grazie lo stesso tratto fanno, là sotto passa la Madonna del tutte là. Fermano tutte no, oh. Va diritta okay, verso sotto. L'Annunziata là lo fa, la sosta. Gira, sì, gira lì, a tutti, tutte, sì, okay. Tutte le parti sosta e poi gira verso sotto. Poi ci sono le macchine lì dove c'è Corsaro, fa di nuovo la rotonda e sale di nuovo e fa tutto il paese. Quindi, ditemi voi qual è. Qual è l'anomalia? Ditemi, io voglio questa spiegazione. Io col ministro Alfano questo gli devo dire, e il ministro Bindi, quella della legge antimafia, perché io li seguo in televisione, a me piace quello che fanno per la legalità, ha capito? Quindi io questo gli devo dire al ministro Alfano e alla ministra Bindi. Eppure mi hanno detto che il procuratore Gratteri, il giudice, non lo so che cos'è, che si stanno, non lo so che cosa stanno facendo. Io questo voglio capire da loro, io solo questo, perché non c'è stato niente di anomalo. Non c'è nessun rapporto, qua non ave, non giangita e non niente. Tutte quelle menzognità che hanno detto sono solo falsità. Scusa, non esiste la 'ndrangheta. Non è vero niente, non è vero niente, sono solo falsità. Azzagatti Domenica, voi potete scrivere un bello rand tanto. Sono orgogliosa dei miei familiari, sono orgogliosa di mio padre, sono orgogliosa di chiamarmi Domenica Mazzagatti. E sono orgogliosa di mio fratello, dei miei nipoti, di tutti, perché sono persone che hanno sempre lavorato, perché, no, perché sono persone che si sono fatti sempre i fatti suoi, hanno sempre lavorato, hanno un lavoro, li hanno distrutti. Però spera Madonna della Grazia, oh signori miei, che sia cielo, tu che vedi tutto, quando calare la Madonna della Grazia, e tu potete domandare a tutti, a statua, schianai fino a su, parrocco, non saggio se mi veniste, mi rampicai fino alla Madonna, ci disse Madonna mia, la cacciare tutte, che sono tutti innocenti, con signore grida vendetta, perché sapete che fecero, i condannarono come Giuda condannò signori, i misero in croce come signori, come Giuda mise signori in croce, come misero in croce chi fa il resto maniera, dei piedi e dei mani. In maniera mi sono i miei familiari, ma io non ci disse la Madonna della Grazia, cambiava Madonna, ma dice da Grazia. La processione della discordia, che ha sollevato indignazione finendo ai disonori della cronaca a livello nazionale, non manca però di trascinare e svelare dettagli che non possono non sorprendere. Adesso si viene infatti a sapere che Don Benedetto Rustico, parroco di Oppido, nonché cugino del boss Peppe Mazzagatti, durante la messa, dopo aver invitato un giornalista ad uscire dalla chiesa, ha rivolto un invito shock ai fedeli presenti. Non è corretto. Ma sta scherzando? Non è corretto, ha ragione. Stiamo celebrando, siamo nella casa del Signore, non dobbiamo fare pagliacciate. Quale pagliacciate stanno? Guardi, si allontani, chiamiamo i carabinieri, c'è una celebrazione. Scusate, ma sta? Se dove andare? C'è la messa, dopo la messa puoi fare quello che vuoi, adesso no. Ma che le sto facendo? Niente, tu non devi né firmare e fare foto, va bene? Non può fare che state infangando. Dai, dai. Di qua, niente. Sì, sì, sto scherzando. Ma sto scherzando? No, non sto scherzando, state infangando. Ho capito. Ora ho capito. Ora qua stiamo allargando troppo, sta attorno. Cerchiamo di stiamo calmi tutto perché sennò voglio finire male con qualcuno. E da essere cristiano non è sciolto la pace, prima succede qualcosa. Gira sta posto. E infatti, ma che facete pena per favore, per davvero, per non ce la date con la macchina in foglio. La può girare, ma io non ho potuto fare capito. Ma allora, sta per dire che come pare che stiamo infangando un po' di... E infatti, troppo infangamento questo giornale. Appunto.
La direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha anche avviato un'indagine su quanto accaduto. Alla DDA è giunta la segnalazione inviata dai carabinieri di Oppido, il cui comandante, dopo aver lasciato la processione, ha avviato i primi accertamenti. L'indagine punta ad accertare l'eventuale livello di contiguità dei portatori della statua e se la sosta era stata programmata o seppure sia stata una decisione presa all'ultimo momento. Intanto la protesta prende piede anche sui social. Su Twitter sono in moltissimi a indignarsi con l'hashtag lanciata da Fiorello: Io non mi inchino.